Ciao, sono la dottoressa Giulia Pantalone e oggi voglio parlarti dell'importanza di abbronzarsi in maniera consapevole, dato che oggi il sole non è più quello di una volta, quindi non possiamo permetterci di non stare attenti. Quindi mi raccomando, metti sempre una crema di un fattore di protezione adeguato alla tua carnagione e fai una giusta alimentazione, prediligendo determinati cibi, come ad esempio la frutta e la verdura, che sono ricchissime in sali minerali ed acqua, fondamentali per andare a ripristinare l'equilibrio elettrolitico in seguito al sudore perso per l'esposizione ad elevate temperature, e ricche di vitamine essenziali per la nostra pelle, come ad esempio la vitamina A, che abbonda a livello della frutta e della verdura di colore giallo-arancione, quindi quella di stagione, ovvero pomodori, albicocche, melone, peperoni. La vitamina A è importante in quanto agisce da antiossidante, andando a contrastare l'invecchiamento cutaneo, e oltretutto va a stimolare la produzione della melanina, il pigmento responsabile della colorazione ambrata a cui tutti aspiriamo. Altra vitamina essenziale è la vitamina C, quindi importante per andare a far sì che la nostra colorazione ambrata sia più duratura possibile e che la pelle si mantenga integra e luminosa, in quanto va a stimolare la produzione del collagene. Ritroviamo questa vitamina a livello dei pomodori, degli agrumi, del kiwi, delle fragole, lamponi, tè verde. E infine abbiamo l'antiossidante per eccellenza, la vitamina E, contenuta sia in prodotti di origine animale come l'olio di fegato di merluzzo, la carne, il tuorlo d'uovo, sia in prodotti di origine vegetale come l'olio d'oliva, l'olio di mais, le noci, le mandorle. E poi, oltre alla frutta e alla verdura, mi raccomando, mangia anche tanto pesce, in quanto contiene i famosi omega 3, che sono essenziali per proteggere la nostra pelle dal sole e andare a stimolare la produzione del collagene e dell'elastina per mantenere la nostra pelle forte e lucente. Quindi mi raccomando, segui questi consigli e ti auguro a questo punto buon mare e una buona tintarella. Ti ringrazio per l'ascolto e se ti è piaciuto questo video ti invito a seguirmi sul canale YouTube. Ciao, a presto!